bello, bello è possibile. Bello, bello è possibile. Bello è possibile il contenitore del benessere, in onda tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 12. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Bene, allora stiamo per incontrare Paola Chessa, co-founder di Giada Distribution, Beauty Scouting di brand Green. Buongiorno Paola e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie, grazie Barbara, grazie Carla per questo invito, grazie mille. Ciao Paola. Ciao. Rilassata nel weekend? Oh, sempre... Io veramente ero pronta per una biciclettata. Wow, allora insomma ti rubiamo qualche minuto del tuo tempo libero per parlare insieme ai nostri ascoltatori delle tue attività, dei tuoi interessi. Oggi siamo in un contenitore molto frizzante, Bello e Possibile, è un vero e proprio magazine che dà degli spunti ai nostri ascoltatori per il loro weekend e la bellezza è sempre in primo piano. Certo. Quindi parlando della biciclettata, hai proprio uno stile di vita green, Paola. Sì, bellezza, benessere, sì. Diciamo che noi abbiamo dei valori, una filosofia di vita che rispecchia la nostra filosofia aziendale o viceversa. Quindi abbiamo proprio una filosofia di vita green, l'etica e la passione sono proprio i punti di forza che ci rappresentano maggiormente in Giada Distributions, che è appunto la mia azienda che ho fondato insieme a mio marito Davide. Bellissimo, quindi oggi parliamo di cosmesi biologica. E sì. Lo fai tra l'altro da un posto bellissimo, perché la tua azienda è ad Abano Terme ed esatto. È uno dei posti termali tra i più conosciuti in Italia, quindi dove tante persone si riversano per le loro cure di bellezza anche. E quindi quale posto migliore per fondare un'azienda di cosmesi sì. biologica? Sì, lo conosco bene. Non è che l'abbiamo proprio scelto, è capitato, è una conseguenza anche di quello che facevo prima. Tutto è stato, diciamo, una conseguenza, una bellissima conseguenza che ha fatto diventare quello che per me è iniziato come passione, un vero e proprio lavoro. Sei stata SPA manager, giusto? Quindi è stato da esatto. lì che poi hai iniziato ad approfondire la conoscenza sì, dei prodotti. Proprio così, sì. Questo incarico che ho avuto all'interno di un gruppo alberghiero per il quale ho lavorato diversi anni mi ha veramente permesso di approfondire questo settore, quindi il settore cosmetico, che già mi appassionava, però mi ha dato la possibilità anche di addentrarmi e di capire meglio com'era una formulazione di cosmetici convenzionali in questo caso, perché ancora non ero così esperta o diciamo così interessata al mondo naturale, però io purtroppo sono... Hai provato proprio sulla tua pelle certi prodotti e ti sei accorta che ciò che è in commercio forse non aveva componenti troppo sani per la nostra salute. Esatto, ho scoperto che all'interno di una formula cosmetica convenzionale ci sono tanti ingredienti discutibili e, come giustamente hai detto tu, non benefici per la nostra pelle. E a volte anche sostanze chimiche che sono considerate potenzialmente nocive, tossiche, irritanti e quindi non sono veramente inutili, non sono utili a favore, a beneficio della salute della nostra pelle. E ahimè, in questi cosmetici ce ne sono veramente tantissime, dalla parafina, i solfati, la formaldeide, siliconi, filtri chimici, nanoparticelle, insomma, le fragranze artificiali, ce ne sono veramente tanti e sono ampiamente utilizzati nell'industria cosmetica. E come dicevo prima, possono essere però anche fortemente allergizzanti e nei casi peggiori anche potenzialmente cancerogeni. E a questo proposito vi dico che collaboro anche con la Lilt di Bologna, sì. Quindi
sono molto molto contenta anche di questa collaborazione di quest'anno. È un bellissimo successo anche perché quando si fanno le cose fatte bene con attenzione, ovviamente si riesce ad ottenere collaborazioni con nomi importanti, perché se c'è detto studio e professionalità, e penso che questo sia proprio il tuo caso, perché ovviamente oltre alla passione per quello che si fa ci va sempre una grandissima preparazione. Certo, io mi sono documentata tanto prima di veramente addentrarmi in questo mondo, quindi sono andata a studiarmi tutte le tematiche, ho iniziato a fare scouting di brand che quindi non avessero un indice che fosse realmente green, quindi non quello che avevo avuto modo di studiare nell'ambito in cui lavoravo prima. Certo, quindi tu guarda, insieme a tuo marito gestisci questa azienda con una forte passione del modello di vita del Nord Europa, che è molto più attento, sì. È molto più tranquillo, molto più rispettoso di questi aspetti dell'ambiente, insomma, hanno più riguardo anche nei confronti dell'ambiente. Sì. In Italia quanto lavoro bisogna ancora fare per avvicinare le persone a questo pensiero, diciamo, ma parlando anche proprio dei tuoi prodotti, della cosmesi? Oppure le donne si stanno avvicinando invece a questo nuovo modo di vivere anche i prodotti? Allora, io voglio essere positiva e voglio vedere sempre in modo ottimistico. Sì, comunque sì, c'è una maggiore informazione anche soprattutto perché i giovani sono molto attenti e quindi vedo che veramente vanno ad addentrarsi, a scoprire, vogliono sapere cosa c'è all'interno di una formulazione di un cosmetico, quindi vanno a leggere l'etichetta. Ecco, quanto è facile comprendere l'etichetta e capire esattamente il tipo di prodotto che abbiamo davanti? Beh, ammetto che non sia facile, ma proprio così come abbiamo fatto, come abbiamo imparato a fare una valutazione del cibo, abbiamo iniziato a farlo anche con i cosmetici. Però io dico sempre, non essendo così semplice capire qualsiasi ingrediente all'interno di un'etichetta, a volte è anche un po' diciamo difficile capire parole come naturale, vegano, che a volte non sono neanche regolamentate in modo così chiaro, e bisogna affidarsi ad aziende serie, anche come la nostra, che quindi lavorano in modo trasparente, quindi rassicurano il consumatore, forniscono prodotti sicuri, quindi che non danneggiano l'ambiente, come dicevamo prima, e che valorizzano appunto gli ingredienti. E normalmente noi quello che facciamo è proprio quello di andare ad approfondire anche da dove provengono gli ingredienti, quindi la loro origine, la loro reale efficacia. Devono essere supportati comunque da prove scientifiche, insomma c'è tutto uno studio e un'attenzione a quello che è il prodotto, quindi quello che posso consigliare, se, appunto ripeto, non essendo così facile, anche affidarsi alle certificazioni. Le certificazioni prevedono che comunque un controllo, uno studio su quel prodotto sia già stato fatto, siano stati rispettati degli standard internazionali e quindi sia anche una maggior sicurezza nell'utilizzare determinati prodotti. Paola, ti chiedo qualche istante, passiamo un attimo alla regia per i consigli pubblicitari. Resta con noi perché abbiamo ancora, certo, qualche domanda da farti. Bello e possibile su Radio Antenna 1 con noi Paola Chessa, co-founder di Giada Distribution e Beauty Scouting di Brand Green. Restate con noi su Antenna 1. Bello e possibile con noi Carla Canapè, Baba Lucia, Paola Chessa, co-founder di Giada Distribution. E Paola, a me è rimasta una domanda sulla lingua.
Senti, ma mi è stato detto che per quanto una crema, un prodotto sia naturale, non può esserlo mai al 100%. C'è sempre una minima, anche piccolissima, un 1% di elemento chimico, è vero? Sì, potrebbe essere perché dipende da come è formulato il prodotto, quindi anche nel processo di formulazione del prodotto perché sono anche dei processi chimici, quindi sì, potrebbe esserci anche quel 1, ma di solito anche meno, 0,0, comunque niente di grave, insomma, se tutto il resto della formula è naturale va bene. Per questo comunque dicevo che è sempre importante anche valutare il tipo di certificazione che ha un prodotto. Noi nella nostra filosofia preferiamo distribuire prodotti certificati ecobio. Sì. Quindi comunque siamo abbastanza sicuri di offrire al consumatore un prodotto controllato. E poi, perché abbiamo fatto questa scelta? Sicuramente perché io sulla mia pelle, come dicevamo all'inizio, ma anche sulla pelle dei miei bambini, perché quando ho iniziato ho anche due bambini piccoli, mi sono veramente resa conto che tutto quello che noi applichiamo sulla pelle più è ricco, più è puro, è ricco appunto di principi attivi, e più è naturale, più il nostro sistema cellulare lo riconosce, lo assorbe più facilmente, lo fa penetrare più in profondità. Ecco perché con la cosmesi ecobio, sono molto serena nell'affermarlo, si possono ottenere dei risultati che sono realmente maggiori rispetto a quelli che si ottengono con la cosmesi convenzionale. Sicuramente più grande efficacia. Ecco Paolo, ancora una curiosità per i nostri ascoltatori. Due, tre elementi chimici che, se riscontriamo nella formulazione che viene riportata sull'etichetta del prodotto, ci devono necessariamente allarmare. Purtroppo ancora ci sono prodotti, come dicevo prima, con la paraffina all'interno, con i PEG, che sono dei conservanti, il fenostietanolo, quindi parabeni, gli SLS, gli SLS, insomma ce ne sono diversi, l'ossibenzone per quanto riguarda i filtri. Noi per esempio abbiamo delle aziende che producono dei filtri completamente fisici, quindi di origine minerale, e non contengono nessun filtro chimico, quindi anche in questo caso c'è un maggior rispetto per quel che è la barriera corallina, i nostri mari. Poi io da sarda lo dico a tutti, lo dico a voce alta, lo dico ai miei amici, mi raccomando, quando andate al mare cercate di utilizzare delle protezioni solari che non danneggino l'ecosistema. Questo piano piano spero passi, sai, perché guarda, ce lo auguriamo anche noi. È vero, abbiamo nei nostri mari un grande patrimonio che deve essere tutelato. Poi pensiamo alla nostra bellissima Sardegna, ancora i suoi coralli, e quindi dobbiamo assolutamente salvaguardarli. Sì, non so se sapete che negli Hawaii hanno già vietati i filtri. Filtri i prodotti con filtri chimici all'interno, li fanno buttare in aeroporto. Bene, bene, questa cosa ci consola, guarda. È un bel passo avanti. Allora, qual è la beauty routine che tu consiglieresti ad una donna di 40-45 anni? Cosa dobbiamo fare? Allora sicuramente l'invecchiamento cutaneo della pelle è una conseguenza fisiologica, quindi ahimè, mettiamocela via, tutti prima o poi invecchiamo, però viene accelerato, ci sono delle cause che accelerano questo invecchiamento, e una di queste è proprio la perdita di idratazione. Quindi in una buona routine di skin care deve sempre avere una buona detersione. Io dico sempre, il primo step è quello fondamentale, quindi mattina e sera, ma soprattutto la sera, e non solo quando si è truccate, perché questa è una domanda che spesso fanno, no, perché comunque la nostra pelle assorbe tutto,
cioè nell'ambiente, nell'aria, ci sono tantissime cause che danneggiano la nostra pelle, quindi bisogna fare una buona detersione, applicare il tonico. La detersione deve essere anche indicata alle diverse tipologie di pelle. Nel caso di una pelle matura, perché 40-45 anni di questo si parla, va benissimo anche un latte detergente o un prodotto un pochino più nutriente. Fare le maschere almeno una volta a settimana e poi usare tutti quei prodotti, quindi sieri o le creme, che contengano ad esempio l'acido ialuronico, che è un ingrediente fortemente idratante, e prodotti che vanno a stimolare la produzione e la sintesi del collagene, come la vitamina C, gli antiossidanti, che tra l'altro contrastano i radicali liberi, che sono anche causa di invecchiamento precoce della pelle e che sono ovunque, nel fumo, nell'aria, nella luce blu, quindi tutte quello che sono le radiazioni. Quindi, Quindi mi stai dicendo che se io sto davanti al PC invecchio? Certo, Bene, bene. ci Abbiamo un roviniamo gli dettaglio in più. occhi, ci roviniamo gli occhi, la pelle. Andiamo all'aria aperta, che così ci rigeneriamo. Dobbiamo rigenerarci, ma dobbiamo anche proteggerci, perché per Giusto. quanto l'aria, insomma, l'ambiente, il sole e tutto ciò che ci circonda siano rigeneranti per la nostra pelle, ricordiamoci che i radicali sono anche nei raggi UV. Io non voglio spaventare nessuno, voglio solo dire che bisogna avere una buona routine di skincare e non dimenticare, soprattutto con l'età che avanza, ma in realtà bisognerebbe prevenire le protezioni solari o utilizzare anche delle creme con un minimo di protezione solare. Lo faremo tutti, carissima Paola. Ricordiamo solo i tuoi riferimenti social. Allora, il nostro sito web che è www.giadadistributions.com, qui potrete approfondire tutto quello che noi facciamo, i brand che distribuiamo e poi abbiamo i profili, il profilo Instagram che è Giada Distributions e quello Facebook, sempre Giada Distributions. E voglio dire che noi offriamo anche una consulenza personalizzata al nostro numero WhatsApp che trovate sempre sul sito. Quindi siamo sempre molto molto disponibili per tutti Noi ti voi. ringraziamo, ringraziamo la tua azienda che opera sul territorio in modo green e grazie per essere stata con noi e buon weekend, Paola. Grazie a voi, grazie mille, buon Ciao weekend. Paola, Ciao. buona Ciao. biciclettata. Grazie. Ciao. Ciao ciao.